Il Silos era diventato la centrale dello spaccio a Trieste. Maxi blitz della polizia all'alba, arrestati 6 spacciatori, tutti stranieri, e la struttura finisce sotto sequestro. Il vice premier leghista Salvini minaccia la crisi di governo per il paragrafo su Trieste contenuto all'interno dell'accordo fra Italia e Cina. Ombre cinesi, record di ascolti su Tele4 per la puntata di ieri sera di Ring, con al centro la questione cinese, il dibattito e lo scontro pure al governo sul tema. Tassa sui rifiuti, rincari sarebbero dovuti alla maggiore pulizia di città e strade, ma anche ai mancati pagamenti della fascia più povera della popolazione. Studenti in piazza anche a Trieste per la manifestazione sui cambiamenti climatici, e richiesta un impegno serio da parte del governo sul fronte ambientale. Protesta in piazza domani contro i tagli imposti dal decreto sicurezza, posti di lavoro a rischio per chi gestisce l'accoglienza diffusa. Giorgio Strehler mi ha insegnato l'etica del teatro. Michele Placido, a Rossetti fino a domenica, racconta il suo rapporto con la città. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4. In primo piano il maxi blitz di polizia e guardia di finanza scattato questa mattina alle 6.30 al Silos di Trieste. 6 persone, tutti stranieri, sono finiti in manette e la struttura è stata posta sotto sequestro. Il Silos stava diventando una zona franca dello spaccio di droga, lontano dagli occhi indiscreti di passanti e forze di polizia. Nascosti da quelle mura fatiscenti, un gruppo di immigrati si era costruito un'ideale base operativa per vendere la roba a Trieste. Il viavai di spacciatori e tossicodipendenti prima e l'arresto di alcuni minorenni che avevano acquistato delle dosi al Silos poi hanno però focalizzato l'attenzione della polizia sulla struttura sin dal settembre scorso. Da qui i primi arresti di richiedenti asilo colti a spacciare nelle vicinanze e la percezione che il traffico fosse molto più intenso di quello che si poteva immaginare in un primo momento. Stamani all'alba il blitz che ha concluso l'operazione Bronx. 60 gli agenti di polizia impiegati grazie alla collaborazione fra la squadra mobile di Trieste e quella di Gorizia, oltre che l'invio di agenti da Roma che hanno lavorato a braccetto con la scientifica e le unità cinofile della Guardia di Finanza. 6 gli arrestati, iracheni, afghani e un bengalese residente a Monfalcone, tutti titolari di permesso di soggiorno. Al termine dell'operazione, il sequestro del Silos. E vedete, l'area è stata posta sotto sequestro dalla questura, area sottoposta a sequestro su provvedimento della Procura della Repubblica di Trieste. È fatto divieto a chiunque di rimuovere i sigilli e di accedervi senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Oltre ai 6 finiti in manette, 3 restano ricercati. Sotto le volte del Silos, gli spacciatori avevano organizzato il lavoro come in un supermarket della droga, con appositi reparti. A seconda del tipo di stupefacente smerciato, infatti, i pusher si erano posizionati in differenti aree del sito. Tra i più attivi, 2 iracheni, che oltre a spacciare eroina, mantenevano i contatti con i fornitori per far arrivare in loco i carichi di narcotici. Anche qui, attraverso connazionali compiacenti, tra cui una giovane irachena arrestata lo scorso 23 novembre dopo essere appena arrivata in treno da Venezia. E in effetti la struttura si prestava all'arrivo dei corrieri in treno vista la straordinaria vicinanza con la stazione centrale. Agenti sotto copertura inviati da Roma e microcamere piazzate all'interno del Silos hanno permesso di riscontrare 33 cessioni di eroina, hashish e marijuana venduta anche ai minori, iniziati così al consumo di stupefacenti. Oltre alle dosi di droga e ai 1000 euro in contanti sequestrati, 15 stranieri che passavano la notte al Silos sono stati denunciati per il reato di invasione di edificio. E torniamo alla questione cinese. Il vice premier leghista Salvini minaccia la crisi di governo per il paragrafo su Trieste contenuto all'interno dell'accordo fra Italia e Cina. E il fatto che l'accordo venga firmato a breve, il 22 marzo era in programma, non è più così scontato. Dopo le anticipazioni di ieri, le conferme di oggi, Salvini sarebbe pronto a far saltare il patto di governo se i protocolli da siglare con i cinesi non verranno modificati. Ed è proprio il nodo del porto di Trieste ad aver fatto andare su tutte le furie il vice premier. Le indiscrezioni, molto dettagliate, si leggono paragrafo dopo paragrafo sul celebre sito Dagospia. Siamo al disastro, avrebbe detto Salvini, qui siamo alla colonizzazione. La debacle riguarderebbe appunto il paragrafo su Trieste, definito scalo strategico, il più a nord del Mediterraneo,
per cui si prospetta un'apertura ai cinesi dell'intera infrastruttura digitale. Per i leghisti di governo vorrebbe dire consegnare a Pechino le chiavi della sala di comando anche informatica del porto. Insomma, una vera e propria impuntatura quella di Salvini dopo aver letto il dossier. Poi la lunga telefonata con il premier Conte e oggi un ulteriore incontro con Di Maio per un vertice chiarificatore. L'asse Salvini-Trump è evidentemente un punto cardine della questione e non si esclude che su questo fronte vi siano stati dei colloqui informali fra leghisti ed emissari di Washington. Ora la firma del Memorandum of Understanding con il presidente cinese, prevista in occasione della sua visita di Stato a Roma il 22 marzo, si fa chiaramente molto meno scontata. Record di ascolti ieri sera per la puntata di Ring dedicata proprio alla questione cinese, agli investimenti cinesi in Italia, in particolare nel porto di Trieste. Sentiamo l'estratto. Considerando che i progetti di infrastrutture cinesi potrebbero creare ingenti debiti per i governi europei verso le banche statali cinesi, che offrono prestiti a condizioni non trasparenti e creano pochi posti di lavoro in Europa. Considerando che alcuni progetti infrastrutturali relativi alla Via della Seta hanno già collocato i paesi terzi in uno stato di sovraindebitamento, eccetera. Cioè, allora arrivano qua, le infrastrutture dobbiamo fare noi. Le concessioni con la banca vengono date, siccome nel memorandum si parla di collaborazione. E ci indebitiamo con noi la Cina. Però non prendiamoci in giro, perché se Rotterdam lo fa, non mi si parli di Bruxelles, ci Rotterdam rubano, lo fa, ci rubano Duisburg l'ha fatto. Nel porto di Trieste ci sono, perché veniva ricordato prima, nessuno ha comprato pezzi, ma nel porto di Trieste operano i turchi, operano gli austriaci, operano i tedeschi, operano gli ungheresi, gli olandesi. Allora, mi si spiega perché i cinesi, se vengono a fare delle joint venture qui, perché poi l'ultima domanda che voglio fare è questo, a parte che voglio chiedere all'imprenditore come mai è in disaccordo con tutti i suoi colleghi, perché da Confindustria... Ieri c'è stato il Consiglio Generale di Confindustria a Roma e sono state espresse perplessità molto forti proprio sulla questione del porto di Trieste, tra le altre cose. Quindi c'è una posizione molto, molto attenta. Politiche di concorrenza sleali hanno creato dei problemi alle imprese perché hanno danneggiato il know-how. Noi siamo un paese industrializzato, abbiamo il Made in Italy, abbiamo delle peculiarità che riguardano il nostro modo di fare impresa. Non abbiamo un governo di Stato, delle imprese di Stato, che il regime comunista di Pechino ha. Lo dica ai tanti imprenditori che vanno in Cina a vendere alla pari. Polacco, tu non conosci gli imprenditori italiani che vanno in Cina. Non sono il rappresentante dell'Associazione Italia-Cina. No, degli italiani, tu non lavori... Io conosco perché faccio una professione che ha contatto con gli imprenditori. Io... Non mi racconti a me quello che lo devo conoscere. Io conosco... Non parleresti così. Non parleresti così. E questa sera naturalmente torna a Ring, in studio Luca Salvati del PD, Roberto Cason della Lista di Piazza, Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle e Massimo Giraldi del Comitato Sostegno al Reddito. Alle 22.15 parlerà per la prima volta il camionista croato vittima della sparatoria in Costa dei Barbari e il suo avvocato Cavazzini. Alle 22.40 Rosi Russo con le parole ostili della politica. E per quanto riguarda invece la polemica ancora sui cinesi, preoccupano ma non sorprendono le dichiarazioni del vice premier del Consiglio, del vicepresidente del Consiglio regionale della regione, appunto Francesco Russo, sull'accordo One Belt, One Road tra Italia e Cina. Preoccupano per la leggerezza che l'esponente del PD dimostra nel valutare le conseguenze per il paese e per il porto di Trieste. Così l'onorevole Sandra Savino in una nota dove contesta il vicepresidente del Consiglio regionale troppa leggerezza nella valutazione degli affari cinesi per Trieste, ribadendo come Russo, essendo ambasciatore del Friuli Venezia Giulia in Cina, abbia tutto l'interesse nel promuovere i traffici tra il nostro paese, gli asiatici. Il porto rischia di diventare un cavallo di Troia, continua la Savino, Russo è da anni che non perde tempo per sponsorizzare questi interessi. E sulla questione cinese oggi abbiamo sentito anche il presidente della Camera di Commercio di Trieste e Gorizia, Antonio Paoletti. Noi siamo per aprirsi al mondo, la via della seta a Trieste già l'avevamo, la famosa via delle spezie, oggi in toni moderni, in toni più importanti, Trieste ha un nuovo risveglio, un nuovo rinascimento col suo porto, si sono accorti di noi, finalmente si sono accorti di un punto franco industriale e un porto franco, si sono accorti che conviene portare le merci qui, lavorarle e poi riesportarle e evidentemente diamo fastidio più di qualcuno, non voglio far nomi ma lascio alla vostra fantasia capire bene chi.
Bene, proseguiamo invece parlando dell'aumento della tassa dei rifiuti a Trieste. Oggi Bernardo Gulotta ha fatto il punto della situazione, in particolare sul perché di questi rincari. Un aumento di 1.753.000 euro. Di tanto varierà il costo per la gestione dei rifiuti per il Comune di Trieste nel 2019 e a ripercussione di circa 6% aumenteranno i costi per cittadini e imprese sull'importo della Tari. Un costo aggravato da diversi fattori, talvolta inevitabili, necessariamente dovuti all'ente gestore. Nel 2018 il costo per la gestione dell'immondizia a Trieste era di 29.370.135 euro contro i 31.123.593 euro del 2019. Circa 600.000 euro sono derivati da nuovi servizi di spazzamento nella zona di Barcola, di Servola, Piazza Perugino e Piazza Garibaldi, voluti proprio dai cittadini stessi. Oltre a questi abbiamo 116 siti tra Aiuole e Fioriere che verranno da parte di Acegas mantenuti puliti. Quindi c'è l'aumento anche dell'1% Istat che viene addebitato ogni anno dalle Cegas, e quindi sono tutti praticamente costi che voluti in parte da cittadini e anche dovuti chiaramente da aumenti contrattuali come l'aumento Istat. 1.753.457 equivale dunque a un aumento del 6% a cui va aggiunto il 10% di IVA. In più a tutto questo si sommano altri 500.000 euro circa di fondo di svalutazione crediti per effetto degli insoluti, ovvero chi evade la tassa o non è in grado economicamente di pagarla. Questo aumento prevede una percentuale di circa il 6-7% in alcuni casi, quindi colui che fino ad oggi pagava 100 euro pagherà eventualmente 105-106 euro. L'invito alla cittadinanza infine è anche quello di seguire la commissione bilancio convocata dallo stesso Cason, presidente della commissione, lunedì alle 17 nell'aula del Consiglio Comunale. Giovani in piazza anche a Trieste per la manifestazione sui cambiamenti climatici, in cui si è chiesto un impegno serio da parte dei governi per quanto riguarda la questione ambientale. Sul posto per noi Bianca Navarra. Giovani liceali universitari si sono ritrovati qui oggi in Piazza Unità d'Italia per reclamare l'attenzione dei governi, degli adulti e della politica nei confronti dei cambiamenti climatici. Friday for Future, il venerdì per il futuro. Questo è il movimento nato dalla tenacia della sedicenne Greta Thunberg, che è diventata il simbolo del movimento ai cambiamenti climatici che vedete alle mie spalle. I dati sono chiari, abbiamo 12 anni per salvare il pianeta e rischiamo veramente tutti, non solo noi umani, ma la biodiversità in generale. Perciò bisogna assolutamente fare qualcosa, i dati sono chiari, ci sono bambini prematuri che nascono con malformazioni e in neanche un secolo abbiamo già combinato quello che doveva forse accadere in centinaia di anni. Forse dall'alto dovrebbero incominciare a cambiare le modalità di come va il mondo e delle scelte politiche che fanno e trovare delle alternative alla vita che abbiamo, perché mi sa che comunque ci sono, quindi non è che non ci sono, ci sono, ma non conviene a qualcuno. Ambiente! Ambiente! Oltre 2.000 giovani e giovanissimi che oggi in piazza hanno aderito all'ondata verde sulle orme della protesta della sedicenne svedese Greta Thunberg, divenuta il simbolo della lotta giovanile per la salvaguardia dell'ambiente. Oggi questo movimento giovanile è diventato talmente grande da dare vita a uno sciopero internazionale che ha coinvolto più di 123 nazioni in tutto il mondo. Per quale motivo protesti? Per il nostro futuro. Perché per il vostro futuro? Perché non vogliamo vivere in un pianeta molto inquinato. Ma tu conosci Greta Thunberg? Sì. E cosa sai di questa Greta? Che il venerdì non va a scuola per protestare davanti al Parlamento. We have run out of excuses and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you. Altra manifestazione di diverso sapore domani in Piazza Unità per protestare contro gli effetti del decreto sicurezza. Allarme per il personale che si occupa di accoglienza diffusa, sarebbero tanti i posti di lavoro a rischio.
E ci sono degli effetti che avranno delle ripercussioni sociali nella convivenza civile nelle varie città e delle conseguenze economiche. Noi abbiamo contestato da subito un'impostazione ideologica del decreto sicurezza e immigrazione, vengono lesi i diritti e quanto previsto dalla Costituzione. E la riformulazione delle regole dei bandi di concorso per l'accoglienza in generale avranno degli effetti importanti sui territori. Michele Piga, segretario cittadino della CGIL, ha rilanciato l'allarme stamattina, ma in realtà già domani chi contesta il decreto sicurezza scenderà in piazza alle 15.30 sotto la prefettura. Il decreto e i tagli che impone si abbatteranno soprattutto su chi si occupa di accoglienza diffusa. A Trieste, in vero, più su ICS che sulla Caritas. Non c'è praticamente nessun tipo di servizio diretto alle persone. Il numero dei operatori sociali, che poi non dovremmo neppure chiamare tali perché in realtà dovremmo chiamare guardiani, e di un operatore ogni 50 persone, dove la mediazione culturale, cioè l'interpretariato, è di fatto assente. In realtà lo scenario paventato da Schiavone e ripreso in una nota da Sabrina Morena di Open Sinistra FVG è di quelli piuttosto preoccupanti. E non si prevedono più determinati servizi in relazione appunto alle utenze, e cioè appunto ai servizi da erogare, sostanzialmente spariscono quasi tutti i posti di lavoro, quindi noi parliamo di centinaia di persone che oggi lavorano nel sistema di accoglienza, direttamente e indirettamente, perché oltre agli operatori sociali e ai mediatori abbiamo anche gli insegnanti di italiano e gli insegnanti, le persone che lavorano nella formazione professionale, cioè che non lavorano affatto all'ICS, ma che stanno dentro la rete dei servizi che l'accoglienza propone. Riprendiamo il TG con una notizia relativa alle condizioni di salute del Presidente della Regione Fedriga, che dice, sto leggendo una serie di commenti su Twitter di fenomeni festeggianti perché sono stato ricoverato, affermando che sarei un Novax. Questa setta di invasati, dice il Presidente, che seguono Burioni, non hanno nemmeno letto le mie interviste dove dico che sono a favore dei vaccini. Lo scrive su Facebook appunto il Presidente Fedriga dopo essere stato bersaglio di una serie di commenti, alcuni dei quali anche offensivi, in merito alla notizia del suo ricovero in ospedale per aver contratto la varicella. Cambiamo decisamente argomento e parliamo della situazione in Portovecchio per quanto riguarda i lavori per la costruzione del nuovo centro congressi. Le parole del sindaco di piazza. Sindaco, procedono con le demolizioni i lavori per la realizzazione del centro congressi di Trieste. Beh, certo, come potete vedere, scusatemi la voce, abbiamo abbattuto tutto il magazzino. Qui sarà costruito un nuovo magazzino in continuità con l'altro e stiamo realizzando il centro congressi. Lunedì dovrebbero partire i lavori della rotonda, poi tutta questa parte a ovest del Porto Vecchio è partita. E parte oggi un ciclo di approfondimenti sul Porto Franco di Trieste in occasione dei suoi 300 anni di storia. Trieste diventa Porto Franco nel 1719 per volontà imperiale, col duplice intento dell'impero austro-ungarico di ridurre gli ostacoli al commercio imposti da una burocrazia doganale medievale e sviluppare la potenza austriaca nei traffici mediterranei. A 300 anni di distanza, la straordinaria agevolazione, riassunta così in premessa nel libro Il Porto Franco di Trieste dal 2012 al 2019 di Zanzotter e Verrazzi, resiste ancora con piena titolarità. Il particolare regime si basa su due principi chiave, la libertà di transito e accesso e l'extraterritorialità doganale. Furono il notaio Casimiro Donadoni e il barone Gabriele Marenzi a perorare per conto del Consiglio Grande presso la Corte di Vienna la concessione di un regime speciale per Trieste. L'intesa raggiunta permise alla città della Bora di diventare il principale scalo dell'impero. L'obiettivo dell'imperatore Carlo VI era quello di contrastare l'egemonia di Venezia nel Mar Mediterraneo, peraltro con l'idea di unire il territorio
territorio continentale con il regno delle due Sicilie da poco acquisito. La città di Trieste crebbe di seguito di pari passo con la crescita dei traffici e in particolare dopo l'apertura del canale di Suez nel 1869, a cui partecipò un altro triestino illustre come il barone Pasquale Revoltella. Un'opera ritenuta da molti folle all'epoca, ma che creò un collegamento diretto con l'Oriente e in seguito per Trieste si rivelò decisiva, specie quando venne realizzato il collegamento ferroviario fra Vienna e Trieste, la cosiddetta ferrovia meridionale, che costituì di fatto la base storica per l'attuale collegamento intermodale che fa arrivare le merci da Suez nel porto franco di Trieste per poi destinarle su rotaia verso il centro ed est Europa. In questi giorni Michele Placido in scena a Rossetti con Anna Bonaiuto in Piccoli crimini coniugali, lo ha intervistato il nostro Umberto Bosazzi. Da bambino, essendo molto nazionalista nel senso di una famiglia che amava, insomma, amato molto la città di Trieste per quello che ha sofferto nell'ultima guerra, e allora nelle nostre scuole anche al sud proprio ci hanno educato ad amare questa città, a rispettarla, soprattutto a volerla. All'epoca mi ricordo tutte quelle bandierine, noi bambini delle scuole elementari, a volere che la Trieste diventasse italiana. Questa è la cosa più bella, che io ricordo più bella, ma soprattutto poi con gli anni, anche col lavoro, è diventata una città di riferimento molto importante. Ho lavorato anche qui, sono stato protagonista di un Otello. E mi ha legato molto un film Ernesto, tratto appunto dal romanzetto di Saba, un film che mi ha dato anche l'onore di essere premiato a Berlino come migliore attore con l'Orso d'Argento. E insomma mi ha dato tante soddisfazioni, soprattutto poi il legame con Strehler mi ha fatto capire cosa vuol dire il nostro lavoro, il significato più alto del nostro lavoro. Ero un po' ancora non cosciente di quello che fosse la grandezza del nostro lavoro, perché si parla appunto di un qualcosa di sublime. Noi abbiamo un compito molto importante, che è quello di essere strumento, proprio la parola è giusta, strumento da un punto di vista intellettuale, ma anche da un punto di vista poi operativo, tecnico, di portare la parola dei grandi, da Shakespeare a Pirandello, tutta la Moliere, insomma, a chi? A un pubblico che tutte le sere si aggrega in una sala perché ha bisogno dell'arte. Piante uguale vita è il tema che caratterizza l'edizione 2019 di Trieste in Fiore. Domani alle 11 l'inaugurazione. Da domani e fino al 24 marzo ritorna, dopo il successo degli anni passati e con molte novità, la tradizionale manifestazione di primavera dedicata al settore florovivaistico. Giunta alla 18ª edizione, Trieste in Fiore, per oltre una settimana, abbellirà Viale 20 Settembre con piante, fiori, arredi e oltre 50 stand dedicati alla cura di giardini e balconi. Dal 2017 l'evento si è aperto anche ai prodotti tipici e ogni anno ha un tema diverso. Quello di quest'anno sarà piante uguale vita. Penso che il tema anche di questi giorni, in questo periodo, è il tema del cambiamento climatico, quindi la sensibilità verso il clima, verso la sostenibilità ambientale, sia un tema centrale che valorizza ancora di più questa manifestazione, in cui mi permetto di dire che tutti quanti dobbiamo farci carico di una sensibilità e di curare l'ambiente. Abbinato alla manifestazione organizzata dal Comune, da Soflora Italia e dalla Flash, il concorso Il Fiore d'Oro, aperto gratuitamente a tutti i fioristi triestini e che premierà la creazione floreale più bella ed originale. Molte anche quest'anno le iniziative parallele con dimostrazioni, omaggi floreali per i più piccoli e moltissimi consigli utili da parte degli esperti di Promoflor. Formula vincente non si cambia, implementata con tutta una serie di abbellimenti. 18esimo anno per Trieste in Fiore, tanto aspettata dai cittadini. E quindi sarà una settimana dove Viale 20 Settembre sarà trasformato in un giardino a cielo aperto, con una particolare apertura in Largo Bonifacio, per cui ringraziamo le compagnie di Carnevale di Muggia. E in chiusura vi lascio all'inaugurazione della rassegna Olio Capitale, varata questa mattina alla stazione marittima. Buona serata. L'anno prossimo in Porto Vecchio c'è persino qualcosa di biblico nell'augurio che oggi, prima giornata dell'edizione 2019 di Olio Capitale, un po' tutti si facevano.
La possibilità concreta sarà quello di crescere ancora di più in numero di espositori e quindi anche in qualità e in offerta per il cittadino che vuole venire a farsi la passeggiata, a visitare, ma anche per il buyer che viene qua per stringere accordi commerciali con i vari piccoli produttori. Esovo sarà a luglio, però bisogna allestirlo ben prima, bisogna collaudarlo ben prima. L'accordo è che anche se sarà ancora un cantiere di una certa parte, ma se i capannoni saranno già attrezzati, i 2, 27 e 28, noi faremo la fiera lì. In stazione marittima sono presenti quasi 200 produttori, mentre sono 231 gli oli extravergine d'oliva che si contenderanno il premio del concorso Olio Capitale 2019. Prodotti di altissima qualità provenienti come di consueto da Italia, Croazia, Slovenia, Grecia, Spagna, Portogallo e per la prima volta anche dal Marocco. Siamo stati bravissimi a realizzare una bellissima edizione di Olio Capitale, un'annata olivicola a livello generale italiano non felice, non positiva, perché abbiamo avuto dei cali produttivi estremamente importanti in molte regioni italiane, e produzione, ripeto, in calo, ma ottima qualità. Cuore pulsante dell'olio italiano e punto di riferimento dell'Italia olivicola, Olio Capitale è la più importante fiera specializzata del settore e la prima a presentare i risultati finali dell'ultimo raccolto agli esperti e agli amanti dell'olio extravergine d'oliva di qualità. Un'edizione che inoltre, novità assoluta, si svolge su 4 giornate con lo stesso orario dalle ore 10 alle ore 19. Un appuntamento che per Trieste assume una valenza che va persino oltre la fiera stessa. È Trieste che comincia a essere volano per lo sviluppo anche di queste iniziative che diciamo sono più incentrate sull'aspetto economico che altro, quindi il B2B è una delle parti fondamentali di questa fiera.